Ciao a tutti e bentrovati. Oggi voglio mostrarvi la ricetta di uno dei biscotti più famosi e più apprezzati in assoluto, che sono i ventaglietti di pasta sfoglia. Vedrete di pasta sfoglia che a volte lo vedete a forma di palmina, a volte a ventaglietto puro. Io li so fare a ventaglietto e non hanno altro che due semplici ingredienti: zucchero semolato in quantità veramente alta e pasta sfoglia che io vi consiglio di prendere già pronta, perché farla in casa diventa un passaggio veramente difficoltoso, soprattutto per quanto riguarda stendere il burro omogeneamente e dare le pieghe. E ve la consiglio rettangolare, non rotonda. Questo vi facilita di molto la stesura e l'arrotolamento dei ventaglietti. E potete utilizzare un qualsiasi tipo di pasta sfoglia, perché no, provate anche quella integrale o quella con i semi di cereali, a voi libero sfogo alla fantasia. Iniziamo subito dicendo che bisogna preriscaldare il forno a 200 gradi. Questo ve lo dico all'inizio, perché magari il vostro forno ci mette un pochino di più a raggiungere la temperatura. Quindi, intanto che facciamo la nostra ricetta, scaldiamo il forno, 200 gradi, forno statico. Benissimo, una volta che abbiamo scaldato il nostro forno, siamo pronti per iniziare con i nostri passaggi. Allora, innanzitutto srotoliamo il nostro foglio di pasta sfoglia. Utilizzeremo la pasta sfoglia inizialmente senza il suo foglio di carta da forno, che però non andiamo a buttare, ma utilizzeremo nella nostra teglia, così non ne usiamo un altro, possiamo utilizzare benissimo questo. Iniziamo cospargendo tutta la nostra pasta sfoglia con uno strato di zucchero a velo, scusatemi, di zucchero semolato. Questo ci aiuterà, perché i ventaglietti dovranno essere veramente ben zuccherati per poter caramellarsi al meglio. Infatti tutto il gioco del ventaglietto è dato dallo zucchero. Poi la giriamo, nel senso che il lato più lungo deve essere di fronte a voi, e andiamo a chiuderlo un giro della larghezza di due dita, sia da una parte che dall'altra. Ok, lo appiccichiamo un pochino e mettiamo dello zucchero semolato anche sul nostro lembo che abbiamo capovolto. Abbondante pure, non c'è alcun problema. Stesso concetto, facciamo una piega della stessa larghezza di quella precedente, sia da una parte, schiacciando un pochino, sia dall'altra. E ancora andiamo a mettere il nostro zucchero. Ripetiamo il nostro passaggio, quindi da una parte e dall'altra, e zuccheriamo ancora. Mi raccomando, la pasta sfoglia tiratela fuori dal frigorifero solo nel momento in cui andate ad utilizzarla, non prima, altrimenti si ammolla troppo. E come ultimo step giriamo il bordo a farlo combaciare con l'altro bordo, quindi otterremo un unico salsicciotto che cospargeremo ancora di zucchero semolato, sia da una parte, che aiutandoci con la nostra carta da forno, anche dall'altra parte. E voilà, abbiamo la nostra base dei nostri ventaglietti. Arrivati a questo punto, togliamo il nostro
il nostro impasto lo mettiamo sul tavolo. Lo zucchero che avete sul vostro carta da forno non buttiamolo via, la pieghiamo a metà e con semplicità lo andiamo a rimettere nel nostro barattolo. Mettiamo il nostro zucchero da parte e il nostro foglio, come vi dicevo prima, andrà a coprire la nostra teglia che ci prepariamo di fianco. Ed eccoci pronti per il passaggio finale. Con l'utilizzo di un coltello che abbia la lama liscia, quindi non seghettata come ad esempio può essere un coltello così, ma liscia, vedete la differenza, andiamo a tagliare i nostri ventaglietti. Noi calcoliamo più o meno la misura di un dito e mezzo, mettete un dito e lasciatelo un pochino più largo. Tagliamo tutti i nostri blocchetti. Ok, se vi avanza un conettino, un piccolino fuori, fa niente, questo ventaglietto arriverà un pochino più cicciotto. Come potete... Prendiamo in mano il nostro ventaglietto, vedete che un po' di pieghe le si vedono già. Andiamo a prendere con la mano non predominante la parte superiore senza schiacciare, mentre con la mano predominante andiamo a prendere la parte inferiore che pizzichiamo, vedete, io sono arrivata veramente quasi a toccarmi con le dita, e ruotiamo come a creare un anello. Questo sarà la base del nostro ventaglietto. Continuiamo così e le mettiamo sulla nostra carta da forno un pochino distanziate, in modo tale che cuocendo non si appiccichino l'uno all'altro. Andiamo a mettere i nostri ventaglietti chiaramente in piedi, quindi con la parte delle pieghe che va verso l'alto, e siamo pronti per infornarli, chiaramente una volta che il forno ha raggiunto la temperatura, ripeto, 200 gradi, forno statico. Iniziamo col cuocerli per un 10-15 minuti. Quando vedete che i ventaglietti sono abbastanza aperti e sono belli dorati sotto, andiamo a tirarli fuori e dargli un'ultima cottura successivamente, dopo che l'abbiamo capovolti. Quindi andiamo per 10-15 minuti in cottura e poi vi faccio vedere come si capovolgono. Quando siamo arrivati a questo grado di doratura, nel senso che, come potete vedere, sopra sono ancora un pochino bianchi ma sotto saranno sicuramente dorati, con l'aiuto di una spatola, quindi con la punta della spatola oppure con la punta di un coltello, andiamo a capovolgerli. Vedete che sotto il ventaglietto ha caramellato? Questo perché lo zucchero lo fa caramellare. Lo facciamo nel più breve tempo possibile e poi andiamo a rimetterli in cottura per altri 5-8 minuti. E voilà! E voilà, i nostri ventaglietti sono pronti. Come potete vedere lo zucchero ha caramellato, quindi sono belli dorati e croccantissimi. Sono la merenda perfetta da condividere con i vostri amici, da sgranocchiare intinti in una cioccolata oppure semplicemente così. Beh, se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividete il mio canale, passate parola e aspettate il mio prossimo video. Ciao!